Sono Marco Carnisio, dottore forestale. Ho partecipato a questo concorso nella categoria della gestione forestale sostenibile, presentando il lavoro che da alcuni anni sto facendo con una ditta boschiva nel nord del Piemonte per la riqualificazione di un'area forestale di oltre 400 ettari. È una proprietà privata che di fatto era in stato di abbandono e con un contratto che semplicemente legna in cambio di lavori fondiari abbiamo ridato vita a questa proprietà. È un lavoro che inizialmente è stato un investimento per l'impresa forestale che ci ha lavorato, perché per prima cosa abbiamo ripristinato circa 12 km di viabilità forestale che era completamente compromessa, e tutti questi lavori sono stati compensati dai tagli con macchiatico positivo, quindi quando il bosco rendeva. Altri lavori sono stati invece realizzati sui boschi a macchiatico negativo, quindi per migliorarli. La cosa sta funzionando con soddisfazione sia per la proprietà, che praticamente a costo zero si sta riqualificando, e ci sono adesso degli importanti progetti di natura turistica su questa proprietà che in qualche modo è stata rivitalizzata dalla gestione forestale. Va molto bene per l'impresa forestale, perché di fatto ha potuto programmare la sua attività per un periodo di tempo molto lungo, quindi ha fatto degli investimenti anche importanti, ad esempio in termini di meccanizzazione, acquistando macchinari specifici per quel contesto di bosco, e il sottoscritto si porta a casa un po' di lavoro facendo di fatto da arbitro tra la proprietà e l'impresa forestale. E naturalmente questo progetto è adesso, possiamo dire, a metà dell'opera, c'è ancora parecchio da fare, e sicuramente uno dei nostri prossimi passi sarà la certificazione forestale, a cui non siamo ancora arrivati, ma che è uno dei prossimi obiettivi, perché per essere competitivi di fatto ormai non possiamo permetterci di non essere certificati da quel punto di vista lì. È un po' una sorta di marketing, se vogliamo, anche quello che per i nostri prodotti e per le idee che ci sono di sviluppo del bosco sicuramente conseguiremo, e stiamo lavorando apposta per quello.